Eccoci alla seconda parte della regione germanica alpina. Partiamo con la Svizzera. La Svizzera confina a nord con la Germania, a est con Austria e Liechtenstein, a ovest con la Francia e a sud con l'Italia. È un paese con più di 8 milioni di abitanti, con una discreta densità di popolazione, 195 abitanti per chilometro quadrato. La capitale Berna è una repubblica federale divisa in cantoni, poi vedremo cosa sono. Si equivalgono i cattolici e i protestanti per il 30% della popolazione, mentre il 38% della popolazione ha un'altra religione. In Svizzera si parlano ben quattro lingue. Il tedesco per il 65% al confine con la Germania, il francese per il 18% al confine con la Francia, insieme alla lingua romanica, che è una lingua, un'antica lingua derivante dal latino, e l'italiano per il 10% nella parte meridionale al confine con l'Italia. Vedete, quello che ci colpisce subito della Svizzera sono i suoi numerosi laghi e le sue alte montagne. Vedete che ha un territorio tutto così increspato e questo influisce molto, ovviamente, sul suo clima, sulla sua economia e sulla distribuzione della popolazione. Abbiamo solo un piccolo tratto pianeggiante, quello qui del Mittelland, intorno alla capitale Berna. Mentre sia nella parte occidentale con il massiccio del Giura, sia nella parte meridionale con le Alpi Pennine, le Pontine, Retiche, sia nella parte orientale con le Alpi dei Grigioni, il territorio, come vedete, è prevalentemente montuoso, costellato di grandi laghi come il lago di Costanza al confine con la Germania, il lago di Zurigo vicino all'omonima città, il lago di Ginevra al confine con la Francia e il lago Maggiore, il lago di Lugano al confine con l'Italia. E poi ci sono tanti altri laghi. Il clima della Svizzera è temperato freddo, in realtà dovrebbe essere un clima alpino visto le alte vette, ma i grandi laghi, i grandi specchi d'acqua fanno il cosiddetto effetto di borsa dell'acqua calda, insomma, rilasciano il calore incamerato durante il giorno, durante l'estate, condizionando il clima. La popolazione svizzera. La Svizzera, come detto, è una repubblica parlamentare, federale, composta da 23 cantoni, ossia regioni, che hanno un'ampia autonomia. Allo Stato centrale rimane di occuparsi esclusivamente della politica estera, della difesa e dell'emissione di moneta. Il 20% della popolazione svizzera è costituita da stranieri, circa 2,3 milioni di abitanti. Però vedete bene che questi stranieri, è vero, arrivano anche da paesi svantaggiati come l'Albania e il Portogallo, ma ci sono immigrati che arrivano da Italia, Francia, Germania, Regno Unito, il che vuol dire che c'è un'immigrazione anche da paesi ricchi, perché la Svizzera è un grande centro finanziario e bancario, poi lo vedremo nell'economia. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma ha fatto dei trattati bilaterali per non essere tagliata fuori dal commercio e dalla libera circolazione delle persone. Vedete, questo è l'areogramma che indica le diverse lingue in Svizzera, vedete per la maggior parte del tedesco, poi francese, italiano e romanico. Il tedesco si parla in questa zona arancione, il francese e il romanico, che sono lingue molto affini, il romanico è sempre di derivazione latina, si parlano nella Svizzera romanda, appunto, e poi c'è la Svizzera italiana in cui si parla italiano. Le città principali sono Berna, che è la capitale federale, posta al centro della Confederazione e sede di uffici amministrativi e di istituzioni. Mentre la città più popolosa è Zurigo, che è uno dei più grandi centri economici, finanziari e bancari del mondo, e si trova verso il confine con la Germania. Le altre città importanti sono Ginevra e Losanna al confine con la Francia e Lugano al confine con l'Italia. L'economia svizzera, per quanto riguarda il settore primario, che
che si svolge solamente nel 10% del territorio, ossia il Mittelland che abbiamo indicato prima nella cartina, produce cereali, patate, barbabietola da zucchero, quindi colture industriali, ma nella zona dei laghi che è più temperata anche frutta e vitigni. È molto sviluppato l'allevamento dei bovini con produzione di burro, formaggi e latte che alimenta l'industria del cioccolato famosissima in Svizzera. Il settore secondario approfitta dell'abbondanza di acque nel territorio svizzero per incrementare la produzione di energia idroelettrica che copre addirittura il 60% del fabbisogno energetico. Percentuale abbastanza alta. Sono sviluppate le industrie chimiche, farmaceutiche e meccaniche, soprattutto nella meccanica di precisione, cioè orologi e strumenti di precisione, così come l'alta tecnologia e la biotecnologia. Nel settore terziario, quello trainante e quello bancario, ricordiamo che la Svizzera è stata un paese neutrale durante le due guerre mondiali, quindi tutti i ca grandi capitali europei si sono concentrati in questo paese. Da allora la Svizzera ha sviluppato un sistema bancario molto efficiente e molto capillare, è coperto da un rigido segreto bancario che permette a volte di poter creare dei conti anonimi. Alcune volte questo è stato un espediente per le organizzazioni malavitose per poter depositare i loro soldi. Anche il turismo invernale è uno dei settori più sviluppati in Svizzera, visto le montagne, quante montagne ci sono. Passiamo adesso all'Austria. L'Austria, come vedete, ha un territorio molto increspato e sul marrone nella parte sud, mentre nella parte nord-est è completamente verde, dove c'è la valle del Danubio. L'Austria confina a nord con Germania e Repubblica Ceca, a est con Slovacchia e Ungheria, a ovest con Svizzera e Liechtenstein, a sud con Italia e Slovenia. Ha un clima totalmente alpino, perché a differenza della Svizzera non ha dei grandi laghi che possono mitigare il clima alpino e quindi ha un clima alpino, nonostante nella pianura del Danubio sia un po' più mite. La sua capitale è Vienna. È anch'essa una repubblica federale e fa parte dell'Unione Europea e ha adottato l'euro. I gruppi montuosi più importanti fanno parte delle Alpi, condivide le Alpi bavaresi con la Germania, così come le Alpi Atesine e Carniche con l'Italia, mentre totalmente sul territorio austriaco sono i monti dei Tauri, Alti e Bassi Tauri, vedete nel centro del paese. Nella parte nord-est, come detto, c'è la grande pianura del Danubio, dove appunto scorre questo grande fiume europeo. I laghi più importanti sono il lago di Costanza, confine con la Germania, e il lago di Nauseidel. Per quanto riguarda la storia dell'Austria, l'Austria entra a far parte del Sacro Romano Impero dall'800 d.C. A partire dal XII secolo viene governata dalla dinastia degli Asburgo fino a diventare un impero esteso dal cuore dell'Europa all'Ucraina, quindi ai confini con la Russia. Questa dominazione asburgica dura fino al 1918, quando l'impero si dissolve dopo la Prima Guerra Mondiale e l'Austria diventa una repubblica. Nel 1938 viene annessa la Germania nazista, ricordiamo che Adolf Hitler era proprio austriaco di nazionalità, e riconquista la sovranità nel 1955. Oggi è una repubblica federale composta da 9 stati con larga autonomia e dal 1995 fa parte dell'Unione Europea. La maggior parte della popolazione vive nella pianura del nord e soprattutto intorno alla capitale Vienna. La popolazione cresce solo grazie all'immigrazione, infatti gli immigrati, soprattutto turchi e balcanici, superano il 10% della popolazione, anche se ci sono dei problemi nella corretta integrazione di questi immigrati, perché al governo tedesco c'è un partito di orientamento di estrema destra che quindi rende difficile la vita a questi poveri immigrati. La lingua ufficiale è il tedesco, la religione più diffusa è il cristianesimo, la seconda religione è l'islam.
Vienna ospita 1,6 milioni di abitanti, è situato sulla riva destra del Danubio è quasi al centro geografico d'Europa, al centro dell'Europa. Oggi è sede di importanti agenzie finanziarie e bancarie, è un grande polo industriale austriaco, ma soprattutto è carico di storia, essendo stata una capitale imperiale. La città simbolo della musica classica, in quanto ha dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart. Altre città importanti dell'Austria, che però non superano i 250.000 abitanti, sono Linz, Graz, Salisburgo e Innsbruck, famose sia per l'industria e sia per essere grandi centri di turismo invernale. L'economia dell'Austria è un'economia moderna ed efficiente, si coltivano cereali, patate, barbabietole da zucchero, il 10% delle aziende agricole opera in biologico, cioè seguendo i dettami dell'agricoltura biologica, è diffuso l'allevamento bovino e suino e notevolmente sfruttate le foreste. Anche in Austria, nel settore secondario, si sfrutta l'energia idroelettrica che permette di alimentare le industrie siderurgiche, il sottosuolo austriaco è ricco di ferro, ma anche industrie chimiche ed elettroniche. Sono anche diffuse le industrie artigianali, nel settore tessile e alimentare, ricordiamo i Würstel austriaci. Il settore terziario prevede un commercio. Prevede, cioè nel settore terziario il commercio è avvantaggiato e favorito dalle moderne vie di comunicazione, molto sviluppato il settore bancario e finanziario, ma soprattutto il turismo alpino, sia naturalistico che sportivo. È molto diffuso anche, visto l'importanza dell'Austria nella musica e nell'arte, il turismo culturale. Liechtenstein invece è uno dei più piccoli paesi d'Europa, situato nella Valle del Reno, ha un territorio montuoso, un clima freddo e umido, la sua popolazione vive soprattutto nei piccoli borghi di campagna, quindi non ci sono grandi città, e il 40% del territorio è destinato al pascolo, il 35% è coperto di foreste. Il restante 25% è abitato dagli abitanti del Liechtenstein. Il 34% della popolazione è costituito da stranieri, la lingua ufficiale è il tedesco e le religioni più praticate, il cristianesimo e l'islam. I cittadini del Liechtenstein hanno un reddito pro capite più alto del mondo, cioè guadagnano all'anno più di tutti i cittadini del mondo, 170.373 dollari l'anno. La principale forma di ricchezza è il sistema bancario. Anche in Liechtenstein vige un rigido controllo sul segreto bancario e molto all'avanguardia anche nel settore elettronico, meccanico e farmaceutico. Non fa parte dell'Unione Europea, la sua moneta è il franco svizzero.